passaggio dell'ACEA da quando era azienda municipalizzata a oggi che è azienda privata. In questo percorso noi organizzammo nel lontano ormai 1996 un referendum qui a Roma, forse qualcuno di voi se lo ricorda, contro la pubblicizzazione dell'acqua e della centrale del latte, un referendum che purtroppo perdemmo per una manciata di voti, anche se non era decisionale, ma che comunque ha espresso anche una volontà precisa, perché si è spaccato a metà proprio tra chi era favorevole e chi era contrario alla privatizzazione all'epoca dell'ACEA e della centrale del latte, che era ovviamente, nessuno poteva immaginare che cosa potesse significare un'azienda erogatrice di servizi essenziali come l'acqua e la luce e la depurazione e essere privatizzata. Oggi, a distanza di più di 10 anni, abbiamo una visione completa di quello che è significato il privatizzare un'azienda sia all'esterno, quindi nei confronti dei cittadini, che all'interno nei confronti dei lavoratori. All'esterno l'ha un po' già presentato Paolo, insomma, con tutte quelle che sono state le politiche che l'azienda ha messo in atto più nelle altre città che non a Roma ancora. A Roma c'è soltanto un aumento in parte della tariffa, non ancora completato, ma che i cittadini ancora non percepiscono, perché qual è la differenza, della arrabbiatura dei cittadini nei confronti della CEA, che è erogatrice di luce piuttosto che di acqua, perché quella della luce ti arriva la bolletta a casa, la vedi, è salata, ti arrabbi, quella dell'acqua non la vedi perché è condominiale, quindi tu non sai che cosa succede nel mondo dell'acqua, ti arrabbi solo nel momento in cui magari te la staccano, come è successo qualche mese fa a qualche centinaia di cittadini qui a Roma. E quindi è chiaro che non c'è una consapevolezza, una presa di coscienza ben precisa da parte della cittadinanza romana rispetto a quello che è il problema dell'acqua, un problema importante perché poi tra l'altro, essendo monopolista la CEA a Roma e nella provincia di Roma sull'acqua, significa che fa il bello e il cattivo tempo, decide lei quando investire, come investire, se investire, quando aumentare le tariffe e quant'altro. In tutto questo periodo di privatizzazione sono stati innescati una serie di meccanismi tipici delle aziende private, a prescindere dal prodotto che viene erogato, sia una scatola di pomodori pelati piuttosto che acqua o luce. Per cui c'è stato un processo di innanzitutto di accorpamento tra la CEA e l'Enel, per cui è sparita l'Enel a Roma e sono subentrati dei lavoratori in ACEA. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto un surplus di forza lavoro, di lavoratori all'interno della CEA, e da quel momento è cominciata una fuoriuscita di lavoratori accompagnati gentilmente, tra virgolette, alla pensione anzitempo. Si parla a oggi di qualcosa che viaggia intorno alle 1800-2000 persone, insomma, che sono già uscite prima del periodo della pensione. In tutto questo processo, poi tra l'altro, al momento in cui è entrata in borsa, sono subentrati una serie di partner con la CEA, uno fra i quali è Electrabel, che fa parte della Suez. Suez è uno dei più grossi colossi francesi che opera a livello mondiale e che ha contro di sé praticamente tutte le popolazioni dove mette le mani, a partire dal Sud America, per passare ai paesi del Medio Oriente, ce ne sono abbastanza. In parte è anche, ha creato una joint venture attraverso Electrabel qui in Italia nel settore elettrico. Se voi ci fate caso, le vostre bollette quando arrivano non c'è scritto ACEA, ma c'è scritto ACEA Electrabel. Alcune di queste società all'interno della ACEA Electrabel sono a maggioranza francese, altre sono a maggioranza ACEA. Ora, che cosa è successo ultimamente? È successo che l'ENI, proprietaria della rete del gas di Roma e non solo, per una serie di operazioni finanziarie ha deciso e ha dovuto vendersi la rete del gas di Roma
per poter poi usufruire invece di acquisti, di poter comprare altre società, la Districat per capirci, che opera nella, oltre Alpi, e quindi poter commerciare meglio il gas che arriva dalla Russia. Per fare questo, dicevo, si è dovuta vendere la rete del gas, e l'ha dovuta vendere a Gaz de France, proprietaria di Districat. Essendo Suez, Gaz de France Suez, in parte diciamo in joint venture con la CEA, accordi precedenti stabilivano che una volta che l'ENI si era venduta la rete del gas di Roma, l'avrebbe gestita la CEA. Tutto questo si parla dell'era veltroniana. Arrivano le elezioni del 13 e 14 aprile, il centro-sinistra fa la fine che fa, tutti lo sappiamo, al sindaco di Roma ci arriva Alemanno, e dopo un lungo periodo di silenzio, da aprile dell'anno scorso fino a gennaio di quest'anno, Alemanno e i suoi personaggi cominciano ad aprire bocca anche sulla CEA e dimostrano tutta la loro contrarietà su questa operazione che era stata portata avanti dalla CEA con i francesi. Nel frattempo, e vi accorcio insomma per non essere troppo lungo, nel frattempo Berlusconi chiude un accordo con Sarkozy, non soltanto ovviamente sulla questione nucleare, ma su tutte le questioni che riguardano il commercio tra l'Italia e la Francia nel settore energetico, e quindi ovviamente garantisce per l'Italia di portare a fine l'operazione rispetto al gas a Roma con la CEA. Nascono tutte queste contrarietà perché nel frattempo Caltagirone comincia a sbattere i piedi per terra, perché chiede probabilmente il conto Alemanno della sua vincita alle elezioni. Quindi ovviamente non gradisce l'ingresso dei francesi, perché continuerebbe ad emarginare la sua posizione rispetto alla CEA. Tant'è che nel momento in cui è stato causato il crollo delle azioni della CEA, Caltagirone ha aumentato il suo pacchetto azionario dal 5 al 7,5%, e oggi c'è un'inchiesta della Consob per vedere se tutto questo è stato fatto apposta oppure no. Diciamo che poi ai fini degli interessi dei cittadini tutto questo ci fa quasi schifo, nel senso che questo che cos'è che dimostra? Dimostra ampiamente che l'essenzialità di una società erogatrice di servizi di acqua e di luce per i cittadini se ne frega dei cittadini, se ne frega dei lavoratori che stanno all'interno della società, e opera esclusivamente nel mercato finanziario, così come se stesse operando nell'ambito della finanza pura piuttosto che di non so quale altra attività. E quindi questo sta a significare il grosso passaggio che ha avuto la CEA in questi anni, considerando che poi tra l'altro non è stata nemmeno questa grande società capace di sapersi gestire da un punto di vista sia finanziario, e quindi in borsa sul mercato finanziario, sia anche di miglioramento della società rispetto alla società. Anzi, tutti si lamentano che i tempi di intervento per la mancanza della luce sono aumentati, la CEA paga delle penali da paura ogni anno, perché è una fra le ultime società nell'intervenire sulla mancanza della luce, è una società che investe poco, tutti ci lamentiamo perché tante strade sono al buio, e questo fomenta poi tutta un'altra serie di discussioni rispetto alla sicurezza, rispetto ai casi di cronaca nera che sono successi in questi anni, insomma, e quant'altro. Insomma, tutta una serie di cose che stanno a dimostrare quanto non c'è intenzione da parte di questa società di stare al servizio della cittadinanza, fosse Roma come qualsiasi altra città dove opera, ma che invece sta cercando, annaspando, di operare su terreni finanziari. Non è capace a farlo da sola, e questo la porta a essere gestita da chiunque arrivi, da un Caltagirone della situazione con il 7% delle azioni contro il 51% che ne detiene il comune, piuttosto che dai francesi, attraverso poi il nostro Presidente del Consiglio.